Allora, a proposito di migranti, andiamo a Bruxelles. Dopo una lunga maratona c'è l'accordo tra i leader, la responsabilità è di tutta l'Europa. Ci sono però polemiche e dubbi sui diversi punti dell'intesa, a cominciare dai campi di raccolta solo su base volontaria. L'Italia non è più sola, ha detto il Premier Conte, ma è gelo con Macron. Allora, Giacomo Segantini e poi l'inviato Roberto Chinzari. Gli occhi stanchi della cancelliera. Sono le 4:30 di mattina, ma, dice Angela Merkel, resta ancora molto da fare. L'accordo sui migranti dei 28 capi di Stato e di governo europei è arrivato dopo trattative fiume, che avevano rischiato di saltare quando l'Italia, nella serata di ieri, aveva agitato lo spettro del veto di fronte ai no dei partner europei. Lo scontro con la Francia, poi la ricomposizione, Conte e Macron intenti a limare i dettagli del documento finale. Stamattina, però, lo spirito della solidarietà e della condivisione degli oneri sembra già svanito. A partire dal cuore dell'intesa, la creazione, ma solo su base volontaria, da parte degli Stati membri, di centri sorvegliati in cui smistare legittimi richiedenti asilo e migranti irregolari. Un principio che va già stretto a molti, vanno creati nei paesi di primo approdo e la Francia non è tra questi, dice marmoreo Emmanuel Macron, che sottolinea l'intesa non cambia le leggi sul porto sicuro più vicino e il regolamento di Dublino. Anche la redistribuzione dei richiedenti asilo è su base rigorosamente volontaria, il che fa esultare Viktor Orban. Abbiamo evitato le quote obbligatorie, l'Ungheria non diventerà un paese di migranti. Dubbi, infine, sull'idea di piattaforme regionali di sbarco in paesi terzi. Marocco, Tunisia e Algeria hanno già detto di no. Una notte insonne che ha alternato attimi tesi a momenti più leggeri. La stoccata di Conte, sono un avvocato, un documento si approva tutto e non a pezzi. La battuta del premier svedese, e io ho fatto il saldatore, Macron ha ragione, non rompiamo. E un risveglio con poche certezze, tra queste l'impegno contro i cosiddetti movimenti secondari voluto da Angela Merkel. C'è l'accordo con Spagna e Grecia per respingere i richiedenti asilo già registrati in quei paesi. Con l'Italia se ne parlerà in futuro, ma sarà condizione necessaria perché Berlino continui ad accogliere rifugiati. Per Giuseppe Conte il bicchiere più pieno che vuoto, un accordo